Siamo pronti a partire. Buongiorno a tutti, sono le ore 6:35 e questa è una giornata incredibilmente speciale. Mi aspettano 3 ore di macchina per arrivare all'aeroporto di Malpensa e prendere il volo che mi porterà in un posto fighissimo, ma non vi spoilerò niente, ci vediamo a Malpensa. Sono arrivata all'aeroporto di Malpensa e guardate che c'è! Ho ritrovato le mie 2 compagne di viaggio e tra poco prenderemo l'aereo che ci porterà a Portogallo. Possiamo dire? Sì, possiamo dirlo. Arriveremo a Lisbona, poi saremo trasportate verso Portimão e domani ci attende una bella giornatina. Spoiler! Mamma mia. Giriamo in pista. Ma io cosa ho ordinato? Ci girava con il salmone. Non è una bella accoppiata. No, per niente. Stavamo perdendo l'aereo, ma ce l'abbiamo fatta. Ci eravamo terrorizzati. Guarda che domani andiamo più forte di così nel rettilineo di Portimão. Sì, vuoi la mano? Mi sto allenando per domani. Ho anche le linee da seguire. Andiamo a recuperare i bagagli. Siamo atterrate. Siamo salite sul pulmino che adesso ci porterà all'hotel dove alloggeremo oggi. Le mie compagne di viaggio si sono messe lì comode, se ne è aggiunto un quarto. E niente, a dopo. Eccolo! Gli spalti! Siamo arrivate! E ci siamo, ragazzi! Siamo arrivate all'hotel. Porco cane! All'interno della pista di Portimão. E finalmente sono in camera, ho appoggiato tutte le valigie e adesso room tour. In ordine d'ingresso troviamo il bagno con doccia, water, si prosegue con la zona notte, specchio, letto, TV e vista sul circuito. Doccia fatta, mi sono preparata e adesso andiamo alla presentazione ufficiale di questo evento Onda. So we'll have the quick shifter. Briefing terminato, abbiamo capito domani dove dovremo accelerare e dove invece dovremo calare gas per non rischiare di ucciderci, visto che ci sono sali e scendi lungo tutta la pista. E adesso se magna! Mamma mia! Avevamo una fame. Molto bene, mi sono messa a letto, adesso mi dovrò costringere a dormire, anche se non ho la minima ombra di sonno, vista tutta l'agitazione e l'adrenalina che ho in corpo per la giornata di domani. Però dovrò essere super riposata ed iper concentrata, quindi adesso spegnerò la luce e ci vediamo domani. Buongiorno, non ho mai chiuso occhio questa notte, però mi sento comunque bella carica e pimpante. Andiamo a fare colazione. Ora è 7:33, la colazione dei campioni. Io ho finito. È finito, Ludo? Sì, mangiato tutto? Salsicce, uova e fagioli. Ebbene sì, ragazzi, siamo arrivate al circuito. Tra 15 minuti seguiremo il briefing prima di entrare in pista, poi avremo ben 4 turni a disposizione per provare le nuove 600 e nel pomeriggio le CBR RRR Fireblade. Hi Paul, good morning. Good morning. What is that? Japanese doll. If it is raining, you make one of these to ask the weather gods to make it stop raining. Uno, due. Ma no, in Giapponese. I know Italian numbers. Ich. Ni. Ni. San. San. Si. Si. Go. 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 Look. 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 Shichi. Shichi. Hachi. Hachi. Kyu. Kyu. Ju. Ju. Wow. We'll be right back.
e adesso si entra in pista. Ci si sposta sulla destra e sparisce la pista! Porca vacca! Porca vacca! Fine primo tempo. Si mangia in compagnia. Chi non mangia in compagnia? Un ladro, una spia. Non so se posso metterla questa cosa. Buon appetito! Abbiamo pranzato ed ora testiamo le CBR 1000RR Fireblade. Pensa di avere la R moscia. Un'esperienza incredibile ed unica. Questa pista è pazzesca, ma lo sono ancora di più queste moto pazzesche, bellissime. Lei la conoscevo già, la CBR 600 l'ho testata per la prima volta quest'oggi e devo dire che sono incredibilmente divertenti. La giornata di test qui a Portimão si è conclusa, io sono stanca morta ma felice come non mai. Adesso torneremo in albergo, doccia, cena e letto. Letto proprio lettissimo. Ci siamo lavate, ci siamo stirate e per fortuna adesso l'ultima cena. Sono stanco anche io stasera e non ho girato. Povero Mood. Buongiorno! E adesso facciamo colazione. Purtroppo non rimarremo qui, avremo il transfer che ci porterà all'aeroporto di Lisbona. Si tornerà in Italia. Anche questa è finita, ma ce ne saranno altre. Hai capito, Matti? L'ha detto. L'ha detto, sì. Stiamo tornando, sono tutti ad aggiornare i profili social. Greta Maria Fontana with this CBR champion trophy for services for motorsport.